scegliere, allora parlo su di me. Allora, sì, forse dovrei un attimo raccogliere le idee. Non lo farò. Allora, intanto voglio ringraziare di cuore le amiche che hanno organizzato questo incontro, che mi hanno invitata, e le amiche da anni, si tratta, Caterina Nisida e tutte le altre, e naturalmente anche Fiorenza, ci accomuna un percorso insieme nella Commissione Nazionale Parità. Io ritengo un onore e un privilegio poter essere presente oggi qui a questo premio dato a una persona che io considero di riferimento esistenziale prima che concettuale. E intanto, come tutti sappiamo, dobbiamo a lei, che è la madrina della Commissione in termini di idee, della Commissione Nazionale Parità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale appunto anch'io sono stata, era il 1995 quando mi trovai insieme a Fiorenza a far parte di quella Commissione Nazionale Parità. Purtroppo quell'organismo in realtà venne poi imitato, ma di quel tipo e di quel livello e di quella efficacia non ce ne furono, e purtroppo non ce ne sono. Quindi ritengo, allora fu per me un privilegio poter entrare in quella commissione e imparare molte cose, perché stare in quella commissione, questa è una delle differenze, ti insegnava delle cose e ti faceva conoscere delle persone la cui solo conoscenza e frequentazione era formazione, era stimolo. Naturalmente per stimolo intendo anche quel confronto bipartisan, quindi per me fu veramente un periodo formativo. Poi con Elena ci sono anche delle aneddoti divertenti. Ricordo un ritorno in macchina avventuroso, non so se veniva, era sempre colpa tua, eravamo venute a Cassino, perché quando Fiorenza chiama si va. E poi ho avuto il privilegio di incontrarmi con Elena due o tre volte in Abruzzo, la sua regione natale, in fase pre-terremoto, quindi una fase normale, ma anche nella fase post-terremoto, perché lei non ha mai dimenticato le sue origini e quindi in fase post-terremoto ha dato il suo contributo alla ricostruzione, e insieme abbiamo anche seguito i lavori di un convegno dedicato alla ricostruzione della città e dell'Aquila e di altre cittadine abruzzesi dal punto di vista di genere. E quindi c'è un legame personale, c'è un legame affettuoso, c'è una stima profonda, e c'è anche proprio l'idea di un riferimento. Tutto sommato questo è un periodo in cui non è facile né trovare dei miti né dei punti di riferimento. Lei lo è, e naturalmente prima che io la incontrassi era preceduta da una sorta di leggenda. E io ero suggestionata da questo nome. Quando poi arrivai davanti a lei, naturalmente allora poi ero anche decisamente giovane, che è una virtù che poi passa a tutte, e ero piuttosto emozionata, ma quello che ha risolto ogni mio imbarazzo era il fatto che tu arrivi di fronte a una persona che ha l'autorevolezza, diciamo, di un monumento, e trovi che la persona è estremamente cordiale, semplice, un atteggiamento materno, una semplicità che è tipica ed esclusiva dei grandi, e quindi dici: io non sono niente, però mi trovo a mio agio, non so, e quindi già questo ti risolve ogni problema. Quindi essere qui oggi per me significa aggiungere un privilegio al privilegio di averla conosciuta. E per quanto mi riguarda, visto che per fortuna siamo in un momento in cui si avanzano nomi femminili anche per le più altissime cariche dello Stato, questo naturalmente ha anche un valore simbolico e culturale che non dobbiamo trascurare, il suo nome è uno di quei nomi che il mondo femminile, a mio avviso, e non solo il mondo femminile, dovrebbe spendere, perché è una bandiera, è un significato, è una storia di coerenza per questo paese, e per il mondo femminile tutto. Quando dico tutto, dico un mondo femminile che è capace di ritrovarsi al di là
delle appartenenze politiche, al di là dei percorsi, e si rincontra sui bisogni e sulle reali esigenze. Quindi personalmente sarebbe bellissimo vedere figurare il suo nome, che è il nome suo ma anche il nome di molte, il nome di tante, vorrei che fosse il nome di tutte in questa battaglia, perché attenzione, questa è una battaglia culturale prima che istituzionale, prima che politica, nel senso non partitico ovviamente, lo dico, e quindi mi permetto di dire la mia per quello che conta su questo tema. Vedete, noi siamo anche in un momento storico politico per certi aspetti quasi paradossalmente favorevole. Intanto vediamo rilanciata, e faccio un passo indietro, le questioni purtroppo da affrontare sono sempre le stesse, e questo da una parte scoraggia, dall'altra però ci fa capire con chiarezza quali sono i nodi che prima o poi tornano a pettine. Sostanzialmente sono due: la presenza delle donne nel mondo del lavoro e la presenza delle donne nella politica, nelle istituzioni, naturalmente anche nei luoghi della decisione economica. Ne avrà parlato Lella Golfo molto meglio di me, perché io farò solo questo un accenno. Allora, questi sono i due nodi di fondo: donne nel mondo del lavoro, in termini percentuali naturalmente battere e vincere, superare questa percentuale marginale del 46,1 più 2,2%, che è quella media occupazionale italiana, ma soprattutto anche fare battaglie non solo sulla quantità delle donne nel mondo del lavoro, ma sulla condizione qualitativa delle donne nel mondo del lavoro. Questo dobbiamo contestualizzarlo naturalmente con quello che è il momento economico, e allora non soltanto darci un obiettivo che peraltro l'Europa ci indica, ovvero quel 60% che inseguiamo da molto tempo e che stentiamo sempre di più a raggiungere, ma significa anche collocare questa riflessione in una riflessione più ampia, ovvero che più donne nel mondo del lavoro significa maggiore competitività per il paese, maggiore sviluppo, significa un'accelerazione per uscire dalla crisi, significa un aumento del prodotto interno lordo, significa creare altri posti di lavoro, soprattutto nell'ambito dei servizi alla persona. E questo è il grande nodo, non del mondo femminile, ma questo è il grande nodo del mercato del lavoro italiano. In un contesto di crisi questo diventa ancora più importante, e le donne sarebbero portatrici nella fuoriuscita dalla crisi economica anche di quei valori di sobrietà, di essenzialità, di risparmio, di trasparenza, di cui credo che si senta molto il bisogno. Esattamente come si sente il bisogno, e le donne a mio avviso sono garanzia di questo, di una restituita importanza al merito. Significa restituire importanza al merito, significa non il riconoscimento del merito, che già sarebbe comunque evidentemente una buona prassi, ma far sì che il riconoscimento del merito si traduca in un riconoscimento sociale, effettivo, sostanziale. Significherebbe anche finalmente vedere ricomposta quella frattura di cui le molte amiche che sono qui e che conosco, è una questione che abbiamo affrontato spesso, questa frattura tra un aspetto di parità normativa e descrittiva sicuramente raggiunto e un non raggiunto invece livello di parità sostanziale, che è poi parità sociale, che è parità nella cultura, nella mentalità, che è battaglia contro gli stereotipi, da quelli linguistici a quelli pubblicitari, a quelli diciamo sottesi e sommersi, ma sempre pronti a riemergere del mondo del lavoro. E l'altra grande questione che lega comunque il nodo del mondo del lavoro al nodo delle donne in politica, e passa appunto attraverso il merito, è la presenza delle donne nelle istituzioni. Anche qui abbiamo un momento, se volete, favorevole, perché noi abbiamo vissuto tutto il dibattito relativo, allora si chiamava la battaglia per le quote rosa, l'abbiamo anche vista essere sconfitta in Parlamento e nel Paese, e poi abbiamo assistito dopo a quella sconfitta tutto sommato anche a un momento di stasi anche del dibattito stesso. Oggi per fortuna questo dibattito è stato rilanciato in un certo senso quasi spontaneamente, ma senza spontaneismi, cioè forse perché il bisogno è più sentito e più diffuso. Abbiamo anche superato gli aspetti legati alle discussioni sulle quote, che forse è uno schema un po' stretto, e abbiamo finalmente
ottenuto anche avanzamenti legislativi, penso per esempio alla proposta sulla preferenza di genere, ovvero un meccanismo che peraltro in campagna è stato già utilizzato, intanto di un ritorno alle preferenze che personalmente io guardo con simpatia e favore, perché restituisce autenticità alla politica e capacità di essere veramente rappresentativa, ma soprattutto senza essere coercitivi nella volontà dell'elettore. Se l'elettore decide di esprimere un voto di preferenza e se decide di esprimerne due, il secondo voto deve essere il primo, il secondo, insomma, comunque deve essere dato a una donna, quindi a una donna e a un uomo. Sembra una piccola misura, invece può essere una grande rivoluzione. Il cammino è ancora lungo, però personalmente io ho partecipato a dibattiti da Catanzaro, per esempio domani all'Aquila, a Roma 2 ne abbiamo fatti recentemente, per dire che c'è una certa vivacità nel paese e un certo ritorno a questo tema, quindi forse è il momento buono. E direi, anche se può sembrare, diciamo, la replica di uno slogan, ma non mi riferisco a quello, direi se non ora quando, perché se il paese non lo fa adesso, mi chiedo quando. E lo deve fare, a mio avviso, nell'ambito di un sistema di riforme istituzionali più ampio, più articolato, di cui, almeno a livello personale, io sento il bisogno, quindi una riforma del sistema elettorale, una riforma delle leggi elettorali e forse anche una riforma più ampia di livello istituzionale e costituzionale. Tutti questi elementi che io ho veramente così citato in ordine assolutamente sparso, anzi con disordine, ma so di poterlo fare perché la platea è una platea di persone esperte della materia e soprattutto di persone evidentemente sensibili. Allora, tutti questi elementi che noi abbiamo così gettato un po' alla rinfusa in questo discorso trovano in Elena non solo quel punto di riferimento, come dicevo all'inizio, ma troverebbero sistema, che è la cosa poi più difficile da trovare. Sistema significa coerenza intellettuale, coerenza personale, approfondimento dei temi, quindi non vissuti o recitati a livello epidermico, significa quindi impegno intellettuale, significa capacità di aggregare intorno a sé altre persone, altri pensieri, altri percorsi. E allora vedete, se noi uniamo le nostre passioni, le nostre vocazioni, i nostri ruoli istituzionali, ma anche quelli universitari e quelli associativi, come peraltro qui in piccolo abbiamo fatto con l'incontro di oggi organizzato da Caterina Nisida e dalle altre amiche, noi in realtà stiamo elaborando un piccolo modello, sicuramente una prassi buona che può essere replicata, dimostrando che se ci si mette in rete l'effetto è quello di moltiplicare le forze e anche gli sforzi. E soprattutto però quando ci si mette in rete si deve rinunciare a atteggiamenti di protagonismo, di primadonnismo, e se c'è una persona che prima donna avrebbe potuto esserlo ma non si è mai posta così, è proprio Elena. Mai visto premio più meritato. Grazie.